Due giorni fa, 17 di marzo, forse non tutti lo sanno, ma c'era la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861. A parte il fatto che l'Italia dal 1946 è una repubblica, non tutti sono contenti dell'unità d'Italia. Evidentemente anche in Veneto c'è qualche spinta secessionista, visto che c'è questa iniziativa del referendum, che è un'iniziativa privata, ma da parte sua mi pare di aver capito che c'è una proposta di disegno di legge che vuole proporre al Consiglio regionale. E abbiamo piacere di sentire da parte sua che progetti ha. Quindi benvenuto, benvenuto a tutti, benvenuto al Presidente della Regione Veneto, Zaia. Che adesso ci racconterà, diciamo, sulle sue iniziative, le sue idee, i suoi progetti a proposito. Voglio dare la parola a lei e dopo ci sarà la possibilità della domanda. Prego. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Io torno dopo un po' di tempo, nel senso che qui ci... No, frequentavo il circolo della stampa estera nell'occasione quando ero ministro dell'agricoltura. Un ringraziamento, un saluto a tutti voi. Mi piacerebbe salutarvi con le vostre lingue, benvenido, you're welcome. Nel giapponese sono solo arigato. Però comunque veramente grazie. Io ho approfittato dell'ospitalità e della vostra disponibilità per tentare di fare il punto sulla situazione indipendenza, visto e considerato che molti di voi, parecchi colleghi, vostri colleghi, mi chiedevano interviste, no? Mi dicevano: ma sei a Roma, sei a Venezia, possiamo avere delle dichiarazioni? Allora, quale migliore occasione di chiedere ospitalità proprio al circolo della stampa estera? Allora, innanzitutto parlo come governatore di una regione che l'Unità d'Italia è entrata nel 1866, qualche anno dopo, e di una regione che ha 5 milioni di abitanti, una breve descrizione, 7 province, mila imprese, 'dove il modello di sviluppo della nostra regione non è stato un modello canonico fordista, no? Il grande contenitore dove all'interno di quella fabbrica si produce il prodotto finito. Ma da noi queste 600.000 imprese sono un network di imprese con il modello industriale non fordista, ma del distretto industriale diffuso, cioè piccole e medie imprese. C'è un tessuto produttivo dove l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti. Quindi un modello molto flessibile, molto internazionalizzato. E noi spesso diciamo che i nostri imprenditori parlano comunemente più lingue straniere perché le hanno imparate on the road. Detto questo, il Veneto è una delle poche regioni in Italia, sono 4 o 5 regioni in Italia, che ha un residuo fiscale attivo. Cioè significa che tutte le tasse che produce le manda a Roma. Roma restituisce una quota di quelle tasse per la sopravvivenza dei veneti e ancora restano tasse dei veneti in quel di Roma, restano ogni anno 21 miliardi di euro. Ogni anno a Roma i veneti lasciano per la quota di solidarietà e sussidiarietà nazionale 21 miliardi di euro. Vi dico questo perché l'eroismo dei nostri imprenditori e dei nostri lavoratori, dei nostri cittadini, è ancora più evidente in un momento come questo, che è di difficoltà. Il Veneto, che non ha mai conosciuto la disoccupazione, oggi ha 195.000 persone disoccupate. Quanti, scusa? 195.000 persone disoccupate. Ed è un Veneto che non si arrende di fronte a nessuna sfida. Noi abbiamo conosciuto le guerre, abbiamo conosciuto l'emigrazione, abbiamo più veneti fuori dal Veneto in giro per il mondo che in Veneto. Le comunità venete sono conosciute in tutto il mondo. Il sindaco di Sydney, il governatore dello stato di Melbourne, James Gobbo, Frank Sartor, sono tutti veneti. Potrei citare un sacco di aziende venete conosciute in tutto il mondo. Allora, vi dico questo perché è legittimo che il tema che viene posto, che è quello dell'indipendenza, debba essere chiarito fino in fondo. I padri del federalismo dicono che il federalismo è un movimento centripeto, cioè unisce i paesi. Come sarebbe la Germania se non avesse il federalismo? Non sarebbe questa Germania.
la Baviera molto probabilmente sarebbe da qualche altra parte. E quindi il movimento federalista è un movimento centripeto, il movimento centralista è un movimento centrifugo. Significa che se tu non dai il federalismo e l'autonomia a un territorio, questo cercherà di guadagnarsela da solo. Nella Costituzione repubblicana del 1948, la nostra Costituzione, ci sono scritti tutti i passaggi per fare diventare l'Italia federalista. Il problema è la gestione centralista di questo paese, che ha letteralmente screditato i voleri dei padri costituenti. Einaudi nel 1948 diceva: ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. E questa autonomia noi non l'abbiamo mai vista, ma del resto è ovvio, siamo in un paese nel quale più della metà del paese è tecnicamente fallito, parlo degli enti pubblici. Siamo un paese nel quale ci si è inventata, cioè si è inventato il patto di stabilità per fare in modo di far risultare che i bilanci sono sempre in ordine. La verità è che abbiamo comunità come quella veneta che ha 581 comuni, il Veneto ha 581 comuni e nessun comune è in dissesto finanziario, non c'è un centesimo di rosso nei nostri bilanci del Veneto. Allora noi diciamo che di fronte all'impossibilità di essere ascoltati è legittimo che i veneti pongano la questione del referendum per l'indipendenza. Chiariamo subito, permettetemi di farlo, cosa significa per i veneti. C'è un livello che è quello dei partiti e delle associazioni, associazioni partitiche, culturali, identitarie, che è quello del sostegno del referendum per l'indipendenza tramite la raccolta di firme e sottoscrizione di petizioni, della possibilità, come in questo caso, di un referendum digitale, ma riguarda l'alveo dell'associazionismo e dei partiti. È bene che io lo dica perché non voglio che si ingeneri confusione. Non ho nessuna intenzione di accreditarmi i risultati che altri si portano a casa, come in queste ore, però è bene che io dica che il sentimento indipendentista, lo dimostra questa ulteriore raccolta di firme in maniera digitale ma anche in maniera fisica, piuttosto quello che è stato fatto. Allora, in questo momento abbiamo una raccolta di adesioni, soprattutto online, da parte di una realtà, un'associazione che si chiama Plebiscito, è proprio il nome dell'associazione. Un mese fa, inizio mese, i primi di marzo, la Lega Nord ha raccolto le firme con oltre 500 gazebo, ha raccolto più di 100.000 firme. Prima ancora Indipendenza Veneta, altra realtà, ha raccolto firme, e poi Veneto Stato, Liga Veneta Repubblica, insomma è grande la galassia dei movimenti indipendentisti e identitari del Veneto. Detto questo, il primo segnale che arriva da queste raccolte di firme, non ultima quella di queste ore, di questi giorni, è la trasversalità del sentimento indipendentista, che io ho definito ubiquitario, no? Si trova dappertutto a prescindere dalle classi sociali. Mi interessa dirvi che non è che il tema indipendentista sia il tema degli operai di una zona industriale in difficoltà piuttosto che del salotto buono di qualche città. Da noi è trasversale. Come bene che io vi dica che il Veneto è molto identitario, visto e considerato che 7 persone su 10 in Veneto parlano e pensano in Veneto. 7 persone su 10 parlano ancora la lingua della Repubblica Veneta, una Repubblica che ha avuto vita per 1100 anni e il suo vessillo è il vessillo con il leone alato. Allora, il livello dei partiti e delle associazioni, le petizioni, raccolte di firme, referendum online, e poi c'è un livello istituzionale. Io sono qui per parlarvi di questo livello, che è il livello dell'ufficialità, che è il livello che io ho definito della via catalana, no? Noi abbiamo in discussione, in Consiglio regionale del Veneto, depositato ormai da qualche mese, un progetto di legge per l'indizione del referendum.
perdonatemi se banalizzo il concetto, per fare un referendum ci vuole una legge che autorizzi a fare il referendum e a pagare il referendum. I veneti hanno nella loro assemblea regionale, nel loro parlamento regionale, in questo momento la legge depositata che dovrà tornare, arrivare in aula, in consiglio, per essere votata. Guardiamo con molta attenzione a quello che sta avvenendo in giro per l'Europa, guardiamo con molta attenzione al referendum già autorizzato per gli scozzesi, guardiamo ancora con più attenzione alla partita, alla via catalana. Artur Mas ha promesso il referendum per il 9 novembre 2014. I catalani hanno gli stessi problemi giuridici dei veneti. La Catalogna sta a Madrid come Venezia sta a Roma. Per noi è interessante capire dai catalani, che hanno molta più esperienza di noi in materia di indipendenza, che sono egemoni perché tre partiti cubano il 54% dei consensi in Catalogna con Artur Mas, per noi è importante capire come, cosa accadrà in Catalogna rispetto al contenzioso Barcellona-Madrid. Il referendum che proponiamo da un punto di vista istituzionale e che sarà oggetto di votazione in Consiglio regionale e che dovrà trovare la maggioranza dei consiglieri regionali in Veneto, i parlamentari del Veneto, per usare un termine più internazionale, i parlamentari del Veneto dovranno votare questa legge e dire sì o no. Io penso che sia un livello di alta democrazia autorizzare a sentire i cittadini, perché questo è un referendum comunque consultivo, cioè si chiederà ai cittadini cosa pensate voi, volete il Veneto indipendente oppure no. Due, sappiamo che ci sono oggettivi problemi di compatibilità con la Costituzione, sono esattamente i problemi che ha il collega Artur Mas con la Costituzione spagnola, ma sappiamo anche che il diritto internazionale ci dà ragione sul fronte dell'autodeterminazione e sul fronte della possibilità di fare questo referendum. Quindi non sono percorsi facili, però partono da un substrato ottimale, un humus, che è quello di milioni di cittadini veneti che sono disposti in qualsiasi momento a votare il sì all'indipendenza. Io ho voluto appunto approfittare della vostra disponibilità per chiarire questi due livelli, per evitare la confusione e per evitare anche, perché parlo anche a qualche veneto che è qui oggi, perché magari nelle lettere che arrivano anche nelle famiglie c'è scritto facendo seguito alla risoluzione 44 della Regione del Veneto, dire c'è un livello della politica, della polis, dell'associazionismo, definitelo come volete, e ce n'è uno istituzionale. Io vengo qui a rappresentare quello che sono le nostre idee, rispettose anche di chi non la pensa come noi. Se io fossi contro l'indipendenza mi batterei perché tutti possano esprimersi, a dimostrazione magari che i veneti non sono indipendentisti. Io penso che lo sono indipendentisti, penso che i veneti, la stragrande maggioranza, sia per l'indipendenza, però altrettanto vero che bisogna rispettare le idee anche di chi non le ha come noi, per cui il referendum è l'occasione per misurare la volontà dei veneti. Dall'altra parte della barricata abbiamo Roma, che assiste con un'aria così di sufficienza a queste beghe che sembrano giochi privati di veneti che si annoiano. Io ho l'impressione che questa interpretazione della periferia dell'impero, Roma ci considera la periferia dell'impero, noi abbiamo coscienza come veneti di servire solo per pagare le tasse, e ne paghiamo tante, perché la tassazione media per le nostre imprese, per le nostre famiglie, del 68,5% contro la media europea del 46% e contro la vicina Carinzia dell'Austria che paga il 25% di tasse. Noi anche quest'anno abbiamo perso 13.000 posti di lavoro in virtù della delocalizzazione delle nostre imprese.
Io vi ringrazio, sono a disposizione per le domande. Ottimo, bene. Allora, le domande ci saranno sicuramente, vedo molti colleghi. Con Tom Quinton, prego. Prima... Dov'è Tom? Qui. Ecco. Noi ci siamo sentiti al telefono, no? Grazie. Ciao Tom. Ciao. Parlando di indipendenza, ma anche di autonomia, federalismo, c'è anche un caso di dare al Veneto l'autonomia che è stato anche regalato in passato a altre regioni dell'Italia, al nord. Questo può essere una tappa prima di chiedere subito l'indipendenza? Ma guarda, questa domanda ce la poniamo tutti, no? Ce la siamo sempre posta tutti. La verità è che Roma, piuttosto che dare, toglie. Siamo oggi di fronte a un governo che comunque sta coccolando un progetto di neocentralismo nazionale. Quando tu vedi i rappresentanti di un governo, un presidente del Consiglio, che comunque dice le regioni sono centri di costo e le province sono centri di costo, riaccentriamo tutto a Roma, e io l'ho detto anche al presidente Renzi, non capisco per quale motivo tu debba togliere a me le competenze, che ho la sanità più virtuosa d'Italia e che chiude in attivo. Se qualcuno fa i buchi della sanità vai a penalizzare lui. Quindi c'è una spiccata visione centralista. Del resto questi sono territori, quando tu hai 600.000 imprese, Tom, piccole imprese, che non sono quelle con grandi strutture, la flessibilità è veloce, si cambia mercato, si cambia prodotto, si fa ricerca, innovazione, veramente in maniera veloce. Noi non abbiamo i tempi di Roma, Roma è rimasta ai tempi dell'antica Roma. Per noi è un freno. Prego. Ok, qui c'è il giornalista dell'Avanguardia, Barcellona. Catalano. Madonna. Sì, grazie tante. Se vi va l'Avanguardia Barcellona. È compatibile questo progetto di indipendenza con l'indipendenza della Padania? O ci può chiarire questo? E la seconda domanda, già oggi l'Unione Europea è difficilmente governabile, con 28 stati. Se alla fine ci saranno 35-40, lei crede che questo può funzionare a livello europeo? Grazie. Beh, innanzitutto io sono convinto di una cosa, che noi abbiamo fatto degli errori, perché l'Europa 27, l'Europa anche di qualcuno in più, io l'ho vissuta attorno al tavolo del Consiglio dei Ministri d'Europa quando ero ministro, e oggettivamente è l'Europa della Babele, no? La Babilonia questa. Penso anche che si siano fatti degli errori a livello europeo. Il problema non è del numero, il problema è che ci dovevano essere delle anticamere per entrare in Europa. Noi abbiamo fatto entrare tutti in Europa, abbiamo coccolato l'idea di avere l'uniformità, è impossibile, no? Far confrontare un bulgaro con l'inglese piuttosto che il cecoslovacco con lo spagnolo. Questo è il primo problema. George Lukács, che ha scritto un libro che si chiama Democrazia e Populismo, è un vecchio signore che è lo storiografo ufficiale di Churchill, lo ricordavo prima. Quando gli venne chiesto ma qual è la sua idea di Europa, e questo è uno studioso, disse ma l'Europa del futuro sarà l'Europa con un modello tipo Svizzera, sarà l'Europa dei cantoni. Prova ne sia che l'Unione Europea propone legalmente l'aggregazione in macro regioni. Io sono presidente dell'Euro Regio Senza Confini, che mette assieme Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. Quindi già l'Europa prevede che ci siano delle aree che dialoghino fra loro. Io sono convinto che il problema non sia quello numerico, ma che sia quello di non pensare che l'Europa del futuro sia quella della mummificazione dei confini. La storia ci insegna che i confini non sono mai mummificati. Se, per rispondere infine alla domanda sulla Padania, noi stiamo discutendo della regione del Veneto. Il tema della Padania, il tema della macroregione sono tutti temi di collaborazione, di condivisione di strategie, di progetti culturali, viabilistici, ambientali, imprenditoriali, economici, ma poi ognuno identitariamente governa il suo territorio.
Prego. Jan Kitzler di Radio Tedesca, per capire i numeri un po' meglio, cioè quei 21 miliardi sono la differenza di quello che versa la regione verso Roma e quello che va indietro, però ci sono anche i costi dello Stato centrale, no? Cioè di democrazia, di amministrazione, di giustizia, fanno parte di questo conto? Prima domanda, poi una domanda su Renzi, come lo vedete, come un centralista, anche con quello che sta progettando adesso? Sì, guardi, alla prima domanda io rispondo questo: il residuo fiscale è la differenza tra le tasse pagate e quelle che restano a Roma. A Roma restano 21 miliardi. Il funzionamento dello Stato, interpretato come lo si interpreta oggi, non è che lo si possa giustificare, perché se tu hai quattro regioni al sud che hanno un buco di 5 miliardi della sanità e oltre a spendere tanto esportano ammalati, li mandano da noi, vuol dire che qualcosa non funziona. Se da me un pasto in ospedale costa 6,50 euro e al sud in qualche regione arriva a costare 60-80 euro, vuol dire che qualcosa non funziona. Se mi dicono che applicando i costi standard, cioè dicendo a tutti siate virtuosi, si risparmiano 30 miliardi di euro all'anno in Italia, vuol dire che qualcosa non funziona. Quindi io ho assistito alla conferenza del presidente Renzi, ne ho anche parlato personalmente anche prima, forse un po' di giorni prima della conferenza, cosa sta, 10 giorni prima, una settimana prima, lo conosco il presidente Renzi, e io penso che la vera partita sia quella di riportare nell'alveo della virtuosità un paese che non lo è. Io penso che già le agenzie di rating internazionali, se sapessero che ci fosse il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione da subito, già ci darebbero qualche più, non dico cambierebbero lettera, magari qualche più di, così, di buon auspicio ce la darebbero, no? Toglierebbero in meno, metterebbero, che so, una B con due più, tre più. E la verità è che noi continuiamo a dire che abbiamo 500.000 di dipendenti pubblici in più. L'Italia ha 3,5 milioni di dipendenti pubblici. I costi standard ci dicono che 500.000 sono in più. Allora, per l'amor di Dio, nessuno dice di licenziarli, ma diciamo non assumetene più. Cioè 22.000 forestali della Sicilia contro 400 forestali del Veneto che ha tutte le Dolomiti, grida vendetta. Qui c'è una domanda di Michela Taroni, sì, la nostra collega austriaca. Buongiorno. Buongiorno. Lei parlava della carenza, so che in passato lei aveva espresso anche una certa, diciamo così, irritazione per il fatto che le agenzie austriache fanno campagna per la delocalizzazione di imprese venete. Com'è la situazione adesso? Grazie. Ma io ho un ottimo rapporto con Kaiser, il vostro presidente, il vostro governatore della Carinzia, e peraltro io sono il suo presidente nella Euroregio, nel senso che l'Euroregio, ricordo, è Carinzia, quindi Kaiser, e Friuli Venezia Giulia con Deborah Serracchiani. Io sono presidente di questa associazione, e Kaiser ha avuto un approccio molto intelligente. Da subito ha voluto mettere i puntini su lei. Il tema della collaborazione non lo si fa con il dumping, non lo si fa mandando un'agenzia in Veneto dicendo che venite in Carinzia perché passate dal 68,5% di pressione fiscale al 25%, perché questo è cannibalismo su mercati che sono sostanzialmente gli stessi. E devo dire che con Kaiser questo tema l'abbiamo affrontato e ci ha dato una mano. A noi non fa paura il fatto che qualcuno voglia andare all'estero, però vorremmo avere pari condizioni, visto e considerato che i nostri imprenditori hanno imprese eccellenti, guardano all'internazionalizzazione, e non possiamo pensare che manodopera di qualità come la nostra possa essere dismessa. Elena Komissant. Elena Pushkarska, quotidiano Commerçant russo. Lei sa perfettamente che questo è già proprio in coincidenza è stato il referendum su Crimea che preoccupa molto Occidente. E, secondo lei, dopo tutto questo che è successo in Crimea, il vostro percorso verso l'indipendenza sarà più facile o invece i governi saranno più rigidi? Ma io penso che, ma questa è una mia opinione, innanzitutto stiamo parlando, prima di Crimea, parliamo di una realtà che è fuori dall'Unione Europea e quindi con tutti gli annessi e connessi anche nei rapporti internazionali, no? E
penso che il tema Crimea mutui, cioè dia come risultato nelle istituzioni nazionali, europee, internazionali dell'Occidente, comunque è una ritrosia e una barriera ancora più forte rispetto ai movimenti indipendentisti. Si cercherà di accomunare la Crimea a tutto quello che è indipendenza. Penso che la Crimea è una storia a sé. C'è un'evidente comunità russa che si trovava in una terra che comunque aveva anche altre etnie, una presenza russa, perché comunque i russi avevano degli accordi scritti con la loro presenza in quel della Crimea, e quindi una storia a sé che è diversa dalle nostre storie. Noi non è che abbiamo presenze diversa da quelle che comunque siamo un popolo, il popolo veneto, riconosciuto per statuto, abbiamo fatto lo statuto e abbiamo riconosciuto il popolo veneto, cioè è l'unica regione che ha scritto popolo veneto, e penso che, per carità, rispettiamo l'autonomia di tutti. In Crimea è stato celebrato un referendum, ne prendiamo atto, dopodiché io leggo anch'io i commenti, no? Vedo che adesso si dice la Russia sarà fuori dal G8, vedo altre partite. Ok. È giusto? Io penso che sia giusto rispettare le cose democratiche. Mi aspettavo che qualcuno contestasse la democraticità magari del referendum o altre cose. Vedo che oggi siamo ancora alle prove muscolari e poi non so come vada a finire questa partita. La guardo anch'io da fuori, cioè informazioni giornalistiche. Ma per voi, proprio per il movimento indipendentista, questo è bene o male? Guardi, nel momento in cui una cosa avviene, un movimento avviene all'interno dell'alveo della democrazia, rispettando le regole e soprattutto rispettando i cittadini, è bene. Bene, andiamo a Inigo, poi Filippo Dei, Filippo Velan, collega spagnolo, poi Gina. Sì. Buongiorno, Inigo Dominguez del quotidiano Il Correo di Bilbao. Scusi la mia ignoranza, nel Parlamento veneto attuale ci sono partiti indipendentisti in questo momento, cioè se alle ultime elezioni si sono presentati partiti il cui programma era la indipendenza? No. Formalmente sì. Noi siamo eletti dal 2010, mm-hmm. 29 marzo 2010, partiti con il programma indipendentista non ce ne sono, c'è il mio partito che è la Lega Nord, mm-hmm. che è un partito dell'autonomia, adesso dell'indipendenza, e cioè sono passati 4 anni. Arrivo al punto, dico per... Siccome nella via catalana che lei dice di voler seguire, lì è chiaro che già ci sono state delle elezioni con dei partiti che si presentano, che nel suo programma ai votanti dicono: guarda, noi vogliamo l'indipendenza, e quindi poi lì già si fa una conta, chiaro. Senza arrivare al referendum, insomma, non è che state saltando questo passaggio, insomma. No, nelle prossime elezioni lei si può candidare dicendo: io voglio la indipendenza del Veneto, e vedere quanta gente li vota, no? Sì, la prossima elezione innanzitutto si avrà il 2015, quindi è qui vicina. Mm-hmm. Il tema dell'indipendenza sarà un tema che sarà posto nelle prossime elezioni. Da qui alle prossime elezioni non è che accadranno grandi robe, perché comunque nel momento in cui si va a approvare ad esempio la legge per l'indizione del referendum, qualora il Consiglio l'approvasse, si celebrerebbe il referendum non nell'anno, cioè per cui non vuol dire cambiare i programmi in corsa, fermo restando che anche a livello regionale dei gruppi consigliari ci sono trasversalmente, cominciano ad esserci consiglieri che, di diversi gruppi, che si dichiarano disponibili a votare la legge in regione. Sì, ma dico, se non considera che forse come prima prova per vedere un po' come la situazione, a parte un sondaggio, basta vedere se i partiti che veramente ci credono e vanno alle elezioni con questo programma, finora non c'è stato. Sì, ma guardi che se lei viene in Veneto e chiede a quelli che mi hanno votato, come sì, la ma penso, una cosa io è diciamo che ci sono una cosa di no, è chiaro. Sì. A parte quest'ultima domanda, c'è qualche sondaggio che lei conosce sui dati su questa questione? Ma sondaggi ce ne sono tanti che girano, ho visto anche sondaggi che dicono oltre la metà dei veneti comunque voterebbe sì. Io dico che sono convinto di una cosa, che ci sono due motori che muovono l'indipendenza. Ce n'è uno contingente che è quello della crisi, no? La crisi economica, la volontà di uscire dalla difficoltà, e ce n'è uno
culturale. Io penso che i catalani abbiano lavorato benissimo attorno a questo aspetto, ma anche i baschi, cioè il tema che è un tema culturale, no? Cioè che tu credi nell'indipendenza, credi che sia un progetto, a prescindere che l'economia vada bene o vada male. E sono convinto che questo sarà l'investimento che dovremo fare, che diventi sempre più un tema culturale. Filippo Ridè, prego. Sì, buongiorno, Filippo Ridè, Le Monde. Qualche domanda per capire quanto firme ci vuole per spingere a questa legge in Parlamento, quando questa legge sarà pronta, quando sarà votato e quando si terrà questo referendum? Ma guardi, innanzitutto è un progetto di legge che è in discussione in Consiglio regionale. Sì, perché poi passi il progetto di legge, diventi legge, se tutti i consiglieri si presentano al voto ci vogliono 31 voti su 60 consiglieri. Dopodiché inizia un percorso, che è un percorso giuridico, immagino che lo Stato impugnerà la legge, cioè il governo impugnerà la legge dicendo che non è costituzionale, che è incostituzionale, e la regione ricorrerà e così via. Non glielo so dire poi. Quindi non è per domani, no? No, domani no. No, neanche dopo. No, ma siamo in Italia. Sì. Ancora sì. Filippo. Buongiorno, sono Philip Willand, giornalisti britannici. Volevo fare due domande. La prima, quanto sia affidabile questo referendum che è in corso attualmente? Ci sono dei controlli esterni indipendenti, le cifre che loro ci daranno saranno credibili? E l'altra domanda è se lo sviluppo ultimo del federalismo in Italia, che ha visto gli scandali delle spese dei consiglieri un po' dappertutto per il paese, e anche scandali intorno alla famiglia Bossi, fondatore carismatico della Lega Nord, non abbia creato un inciampo per questo percorso verso indipendenza o un federalismo più spinto. Grazie. Sì, grazie a lei. Partirei dall'ultima domanda. Beh, innanzitutto chi le parla rappresenta una regione che non è, nella carta italiana non è mai segnata come regione degli scandali, nel senso che noi non siamo inquisiti per rimborsi, per altre robe, e chi volesse vedere i miei conti li può venire a vedere quando vuole. Quindi non abbiamo questo problema. Due, abbiamo invece, la prima domanda sua qual era? L'affidabilità. La ringrazio per questa domanda. Non ho organizzato io questa raccolta, solo in questo mese di marzo abbiamo avuto due eventi, quello di inizio marzo della Lega con i 500 gazebo e adesso questo digitale. Dovete chiederlo agli organizzatori, anche perché la galassia dei movimenti indipendentisti è grande in Veneto. Questa è un'organizzazione che compete a un partito, a un'associazione, definiranno loro poi qual è la veste giuridica con la quale si vogliono presentare. Mi fermo qui, non so quale sia il livello di controllo, non conosco l'organizzazione. Prego, collega da Spagnolo. Sì, Iñaki Díaz, Radio Nacional. Mi chiedo se, prima domanda, perché adesso? Perché cosa? Perché adesso fare questo rumore con la indipendenza? Sono a Italia da 8 anni e adesso lo sento. Non so, forse la Lega non vive il miglior momento politico e serve per revitalizzare il partito. E un'altra, l'orizzonte, un po' nella linea che ha fatto la domanda lui, questa è un'utopia o una cosa che si può fare da 10 anni, da tempo? Ma guardi, io partirei dall'ultima domanda anche con lei, cioè come se avessimo detto a Mazzini quando parlava della giovane Europa, della giovane Italia, che era un'utopia. Cioè i sogni e le idee camminano sulle gambe delle persone, che si dice da noi, no? Poi lei ha detto una cosa giusta, sono 10 anni che sono in Italia e mi chiedo perché. Perché in Italia? Perché se veniva in Veneto si sarebbe accorto che il fermento autonomista, indipendentista,
come si può dire, anche il fatto di non vivere bene una condizione che stiamo vivendo noi, comunque sarebbe sfociata lì. Tant'è vero, e la ringrazio per la domanda, che io non mi limiterei a dire perché forse è il treno che tira adesso, allora la Lega ci salta sopra. Questo non è un progetto della Lega, Questo è un progetto del popolo. La Lega è un vettore come tutti gli altri movimenti indipendentisti. Cioè, la Lega ha preso atto in questi anni di un sentimento del nostro popolo, è a servizio del popolo, ma vorrei che forse il messaggio più chiaro è che il fermento indipendentista non nasce dalle segreterie di partito, nasce dal popolo. Ed è l'errore che qui a Roma si fa, cioè i veneti non hanno bisogno che ci sia il segretario di un partito piuttosto che dell'altro per pensare all'indipendenza, si arrangiano. Cioè, noi abbiamo gente che va a votare e che non ha mai utilizzato il computer, si fa aiutare dal nipotino, dal familiare, per poter, anche gli anziani, per poter votare. Vi ricordo che l'ultima raccolta del primo di marzo dei famosi 100.000 firme della Lega è stata raccolta su moduli senza simboli di partito. Ok, ci sono ancora 5 domande più o meno. Dopo Hedwig Gina, prego. Sì, sono Hedwig Sedek della radio e la televisione belga. Volevo capire meglio qua di che cosa di indipendenza stiamo parlando, qual è il suo sogno: indipendenza totale, un paese nuovo, indipendenza, federazione fiscale, una federazione tipo Belgio, di che parliamo o qual è il suo idea su questo? A questo punto non è neanche più la mia idea, nel senso che l'indipendenza è un concetto giuridico chiaro, che è quello dell'indipendenza totale, cioè non ci sono declinazioni, no? Perché sennò è autonomia, sennò è federalismo, sennò è devolution, definito, vabbè, ma è un federalismo. Però se voi, io ci pensavo, no? Interviene l'avanguardia, quindi la Catalogna, interviene la Spagna, interviene il Belgio, interviene la Germania, cioè tutti i vostri paesi hanno movimenti indipendentisti, ci sono dibattiti nei vostri paesi, è Bilbao, insomma. Effettivamente noi qua siamo uno spaccato di paesi uniti che al loro interno hanno movimenti indipendentisti, o no? Il Belgio è una federazione e ha 5 parlamenti. Con non pochi dibattiti. Però vorrei capire che. Beh, il referendum. È un paese nuovo? Il referendum per l'indipendenza si va in quella direzione. Ok, prego. Salve. Gina. Buongiorno, sono Gina Marquez, giornalista brasiliana della TV Globo News. La mia domanda si rivolge agli italiani, mettiamoli così, all'estero, allora i veneti che sono all'estero, che lei ha ben citato. Allora, prima cosa, loro avranno diritto eventualmente di votare a questo referendum? Secondo, lei come si dovranno sentire nel caso il suo sogno o il suo desiderio o il suo progetto si realizzi di indipendenza? Dovranno sentirsi veneti o dovranno sentirsi italiani? Terza domanda riguarda quello che lei ha detto sulla cultura. Cosa si fa per la cultura veneta? Nelle scuole si insegna il dialetto veneto? Grazie. Grazie a lei. Beh, non si insegna il dialetto veneto proprio perché Roma, per decisione, non ci ha mai lasciato intervenire identitariamente sui programmi. Il che non vuol dire che, come si può dire, la priorità sia quella di insegnare la lingua veneta, perché poi i nostri ragazzini la imparano e la imparano comunemente. 7 persone su 10, ve lo dicevo prima, la parlano. È la lingua madre per molti di noi, no? E alcuni ragazzini imparano l'italiano quando vanno a scuola o vanno all'asilo, perché a casa parlano solo veneto. E il tema di come si formerà il tema referendario, le procedure, non gliela so dire, io non sono un esperto di queste cose e non sono neanche l'inventore dell'indipendenza, che sia chiaro. Cioè non faccio parte del cenacolo culturale che ha dato vita in embrione a tutto questo, perché nasce così tra il popolo. La verità è che comunque i veneti saranno chiamati ad esprimersi rispetto al Veneto, no? Tutti quelli che sono cittadini veneti saranno chiamati ad esprimersi, e quindi anche tutta la parte di Ventanovo del Migrante, Rio Grande do Sul, dove si parla veneto, immagino che qualcuno gli chiederà qualcosa, no? Ok, collega Norvegia.
Collega norvegese, prego. Salve, buongiorno, sono Simen Ekan dalla Norvegia. Volevo sapere, in Scozia sembra che il movimento per l'indipendenza viene dalla sinistra politicamente, per i fiamminghi invece è più una cosa di destra. C'è spazio per un movimento di sinistra a Veneto o rimane soprattutto e sempre una cosa più legata alla Lega Nord e alla destra politica? Ma guardi, quando noi eravamo federalisti loro erano nazionalisti, quando noi siamo diventati indipendentisti loro sono diventati federalisti, noi ci inventeremo un passo in più così anche loro diventeranno indipendentisti. Lo dico perché io non trovo che sia un tema che deve essere strettamente legato a una parte politica. Io penso che per i se i numeri fossero confermati, no? Anche di questo referendum digitale, vorrebbe dire che, ma posso garantirvi che io li conosco, quelli che votano, ne conosco molti che mi dicono, molti sono dichiaratamente di sinistra, cioè non è che è una parte politica, sarebbe riduttivo. C'è in Catalogna Artur Mas governa con una maggioranza che va da destra a sinistra, cioè, ovvero i partiti classici hanno le loro espressioni indipendentiste che vivono nell'indipendentismo di sinistra piuttosto che di destra. Quindi non penso che il Veneto, per oggi il Veneto magari ha, ma però no, anche tra i consiglieri comunque c'è una certa trasversalità. Cioè noi in consiglio regionale abbiamo delle realtà anche di sinistra che sosterranno questo progetto di legge e anche di centrodestra che è altrettanto legata al tema nazionale che comunque votano. Prego, Associated Press. Sono Nicole Wimpia della Associated Press. Due domande. Lei ha citato all'inizio che ovviamente la Costituzione non consente questo, quindi si deve proseguire sulla base della legge internazionale. Ci può approfondire un po' su base di quale principi della legge internazionale? Seconda domanda. Molte persone, ovviamente fuori Europa, quando si parla di Veneto pensano soltanto a Venezia, quindi come cambierebbe Venezia se diventa parte di un paese non italiano? Ma innanzitutto c'è da dire che Venezia è stata parte per 1100 anni Repubblica Veneta, cioè varrebbe la pena di ricordarlo questo, cioè non è che è una novità per Venezia. Venezia è stata la prima democrazia in Europa, la Costituzione degli Stati Uniti si è ispirata ai modelli di democrazia che Venezia ha saputo esprimere e Venezia ha sempre coinvolto il popolo nell'elezione dei suoi dogi. Venezia ha saputo fare anche la pulizia, quando voi se andate a Palazzo Ducale sono tutte le effigie dipinti con le facce dei dogi, alcune c'è il dipinto nero, vuol dire che quel doge ha rubato, per cui... Cioè, da noi funzionava così. No, non sapevo questo. Sì, se fate il giro a Palazzo Ducale vedete il nome e non c'è la faccia, lì vuol dire che ha rubato. E quindi è stato mandato a casa. Ti è capitato, speriamo. Noi avevamo i piombi a Venezia, insomma c'è stato un famoso carcerato veneziano che voi tutti conoscete, è stato Casanova, no? Che è riuscito anche a scappare dai piombi. E quindi dicevo, cioè, poi non mi chieda giuridicamente quali, perché io immagino che non ci sia. Allora, il tema del diritto internazionale è quello del diritto dell'autodeterminazione e quello penso sia il principio fondamentale. Dopodiché, quale sia il percorso giuridico, io non sono un esperto, ma penso nasca dal contenzioso giuridico, cioè che la via sia segnata dal fatto che due realtà si contrappongano e si confrontano. Perché non è che c'è una procedura per fare l'indipendenza, lo sta dimostrando la Crimea, ma lo hanno dimostrato anche in realtà. Prima parlavo della Scozia, no? La Scozia alla fin fine ha negoziato il suo referendum fino alla fine con la Gran Bretagna. Ha negoziato un referendum decidendo che resteranno nel Commonwealth, decidendo alcune partite per riuscire ad avere il referendum. Quindi penso che sia una cosa anche che prevede anche molto di negoziato. Tobias Spieler, poi Irene. Tobias Spieler, Frankfurt Allgemeine Zeitung. Posso incalzare con qualche domanda un po' provocatoria?
tante volte si ha risposte meglio così. Questa non è una tua novità. Sì. Se il Veneto potesse avere la possibilità di decidere su una sua eventuale indipendenza, dovrebbero averlo anche l'Alto Adige, il Friuli, Valle d'Aosta, è questo un ostacolo? O fareste uno stato alpino così insieme, tutti con la Carinzia magari? Secondo punto è, mi ha già criticato la collega austriaca perché non ho detto Carinzia. Comunque, il punto è anche qual è la ragione del diritto internazionale con la quale potreste chiedere un riconoscimento internazionale. Il terzo punto è quello più difficile, lo posso anche descrivere come marketing elettorale. C'è il movimento indipendentista, allora anche la Lega deve per forza mettersi alla punta del movimento, altrimenti potrebbe perdere tutte le vecchie connotazioni che hanno portato al successo della Lega. No, io direi, partirei dalla fine. Innanzitutto direi che il tema del movimento indipendentista la Lega lo sta seguendo da quando non se ne parlava proprio sui giornali. Prova sia che noi siamo quelli che sostengono con 20 voti il progetto di legge in Consiglio regionale. Quindi quando a voi non arrivavano le notizie, le agenzie non scrivevano nulla, noi eravamo comunque sul pezzo. Primo aspetto. Secondo aspetto. La Val d'Aosta, le altre realtà, pensavo potrebbe essere un vantaggio perché gli daremmo lo sbocco al mare e sarebbe un vantaggio per loro, no? La Carinzia, lo sbocco al mare grazie a tutto questo mega accordo. Però al di là della battuta, io penso che la nostra libertà finisca dove inizia quella degli altri, per cui noi siamo in difficoltà guardando l'autonomia di Trento e Bolzano, in oggettiva difficoltà, perché noi siamo con Termini e lì veramente è il giardino dell'Eden. Però non ci batteremo mai perché venga tolta a loro, ci battiamo per averla come loro, casomai, no? Tanto per dire. Quindi non siamo contro le autonomie degli altri, siamo perché tutti abbiano le autonomie. Ti ho risposto a tutto, sì. Irene Hernández. Irene Hernández del giornale spagnolo El Mundo. Buongiorno, vorrei chiederle prima cosa se nelle prossime elezioni lei chiederà chiaramente nel suo programma la indipendenza del Veneto, e poi vorrei chiederle più al cittadino che al presidente della regione se lei personalmente ha partecipato in questa consultazione e che cosa ha votato perché c'è la indipendenza e poi, se ho capito bene, anche se vuole rimanere nella Unione Europea, si vuole l'euro come moneta e si vuole... No, c'è solo, io guardi, da quello che ho visto io c'è solo un quesito. No, ci sono anche altri tre. Sì, altri tre. Appartenenza alla NATO. Alla NATO, alla Unione Europea e la moneta come quesiti. Euro. Stanno sul sito. Ah, nel sito c'è... Cioè... Quindi non ha votato. No, no, io ho... Allora, io ho votato sì, ho votato sì, vi spiego anche perché ho votato. Ho votato per evitare, allora, tutte le azioni indipendentiste le ho sempre sostenute, ho voluto votare per evitare che qualcuno approfitti di far polemiche, per cui ho votato. Però io ho visto che nella scheda che per il voto c'è sì o no e basta, io non ho visto queste domande, forse sarà un'altra scheda. Guardate, la scheda è il codice, la videata con sì o no, e poi ti dice, dopo che hai votato, dice bravo, hai votato, ti ringrazio, e dice vuoi votare uno di queste 20 persone e tu puoi votarlo oppure no, ma sti quesiti qua, guardate, andate a vedere sul sito, io non li ho visti. Ci mettete 2 secondi. Sì, l'altra domanda era? Sul programma di selezione. Sì, 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 assolutamente. Sì, l'avevo detto anche prima, scusi, sì, sì. Qui c'è ancora un'altra e poi expires. Passando al tema delle alleanze elettorali, la Lega vuole stringere un patto elettorale con Marine Le Pen in aprile, ho letto, con gli austriaci. A che punto sono queste? Non lo so. Lei non se ne occupa, insomma. Va bene, grazie. Next Squires. Here's the microphone. Nick Squires, Daily Telegraph, London. Quale sarebbe il nome del nuovo paese? Veneto. La Serenissima. No. La Repubblica Veneta. No, non ho la più pallida idea. L'ultima del Veneto.
Va bene, se non ci sono altre domande... Faremo un referendum. Abbiamo promesso alla televisione austriaca, occorre quella... Allora, non ci sono altre domande, credo. Va bene, grazie. Ah, sì, prego. Sì, prego. Faccio io. Certo. C'è un Veneto, eh? Ha emigrato per venire qui oggi. Prego. Noi abbiamo un po' sorriso in Veneto quando abbiamo visto tutti i media internazionali che davano come la separazione di Venezia dall'Italia imminente, cioè, ma autorevolissimi colleghi, che idea si è fatto il governatore del perché ci sia stata questa specie di misunderstanding mondiale, tanto che in Veneto nessuno di noi aveva scritto niente fino a ieri, e se non gli è venuto in mente che tutto sommato è un errore che può far gioco al partito, alla Lega, e che può essere un'occasione per cavalcarla questa indipendenza. No, tornerei, rivolgerei il nastro e direi che il problema non è quello di cavalcare oggi, è quello di non raccontare le balle ai cittadini. Ai cittadini, siccome io ho contestato sempre in Lega quando si fanno lei gli annunci poi mantenuti, in Veneto quelli che mi conoscono sanno che quando dico una roba la faccio. Oggi con i Veneti, da un punto di vista istituzionale, ci si impegna a portare avanti la legge per indire il referendum e a votarla, punto. Il che vuol dire che poi inizia il percorso. Quanto alla risonanza internazionale, ho visto anch'io, penso che poi sia un Big Bang, no? Cioè, a volte accadono delle cose per tutta una serie di congiunture. La Crimea ha portato... Poi voi avete il periodo che i cani mangiano gli uomini, il periodo che i cani continuano a mangiare gli uomini, voi non scrivete di questi cani. E accade così nella comunicazione. Questo Big Bang è quello che in queste ore si parlerà di indipendenza. Si parla tanto di indipendenza. E la concausa di avere in Veneto un referendum digitale, che è una novità, è un'assoluta novità il referendum, cioè, chapeau, cioè il fatto di avere un referendum digitale mai c'è stato. E io penso che qualcuno poi, magari anche con qualche buon collegamento, sia riuscito a dare informazione alla comunità internazionale, come giusto che sia. Poi attenzione, da qui, Alessandro, ma lo dico al Veneto, ma lo dico anche alla comunità, da qui che il sondare i veneti in maniera informale, come vogliamo dirlo, più o meno certificato o super certificato, io non discuto di questo, tutto va bene. Da qui a poi farne, come si può dire, tutte le declinazioni del caso e l'utilizzo che ognuno farà di questi dati è un fatto della politica. Io dico, dall'istituzione il percorso è lì, in consiglio regionale. Dopodiché, se uno vuole andare sul campanile o farsi la traversata della laguna a nuoto, altre robe, cioè, sono scelte che non riguardano le istituzioni. Bene, penso che molto sia stato chiarito. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. 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 Una volta tu mi chiedevi, come stai?